Un cordiale saluto e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento del nostro telegiornale in apertura alle celebrazioni del 2 giugno in Piazza Garibaldi a Pescara. Questa mattina la città ha ricordato la nascita della Repubblica Italiana. Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha consegnato per l'occasione le medaglie d'onore. Vediamo. Era il 2 giugno 1946 quando si tenne il referendum con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dare al paese. Il referendum fu indetto al termine della Seconda Guerra Mondiale. Al voto andarono circa l'89% degli aventi diritti, tra cui le donne, chiamate per la prima volta ad una consultazione politica nazionale. Anche Pescara questa mattina ha voluto rendere omaggio al 76esimo anniversario di fondazione della Repubblica Italiana. La solenne cerimonia commemorativa si è svolta presso il monumento ai caduti in piazza Giuseppe Garibaldi, alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, alle massime autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma. Il fatto che dopo tanti anni e oggi questa ricorrenza invece unisca tutti quanti, non ci sia, diciamo, nessun ricordo sostanzialmente, nessuno strascico di quella divisione profonda che segnò il Paese, è un segno importante del percorso che ha saputo fare la comunità nazionale, del sapersi ritrovare intorno ai propri simboli, alle proprie istituzioni, ai propri valori fondanti. La distanza temporale rischia di far così dimenticare, un po' non avvertire con la stessa intensità il significato profondo di certi momenti, quindi è vero che più il tempo, più gli eventi sono distanti nel tempo, più è importante ricostruire con una educazione attraverso la scuola, attraverso, diciamo, il sistema educativo, una coscienza, una consapevolezza di appartenenza a una storia comune di cui c'è assolutamente bisogno. Nel corso della cerimonia il prefetto Di Vincenzo ha consegnato le medaglie d'onore ai familiari dell'internato militare Francesco Caruso e ai familiari dell'internato militare Leonardo Palladini. Onorificenze all'ordine e al merito della Repubblica Italiana conferite ad alcuni cittadini benemeriti residenti nella provincia, che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili, sociali e culturali, oppure nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 o nel corso della carriera professionale o militare. Seguiamo quel referendum dove per la prima volta parteciparono anche tutte le donne, che consegnò all'Italia i valori della democrazia. Un modo quindi per celebrare questa festa e per dare un riconoscimento a tutti quelli che si sono contraddistinti nei diversi campi. È fondamentale, la pandemia indubbiamente è stata una prova dura, dobbiamo ancora mantenere alta l'attenzione, ma è importante lavorare insieme istituzioni e cittadini per affrontare tutte le problematiche che ci sono, tutte le sfide che ci si pongono davanti. Le celebrazioni del 2 giugno anche a Chieti, apertura con il picchetto d'onore presso la Villa Comunale e poi nel Salone Storico del Palazzo del Governo la consegna di 14 onorificenze al merito della Repubblica Italiana e 8 stelle al merito del lavoro. Vediamo. E 76 anni fa il popolo italiano scelse la Repubblica, ovviamente una scelta non solo largamente condivisa ma certamente anche auspicata per lasciarsi alle spalle il dolore delle guerre, il dolore e l'infamia del fascismo e della monarchia. È una festa che noi repubblicani e italiani volentieri celebriamo in questa giornata, soprattutto in un momento così difficile per il mondo, dove sembra che gli orrori della guerra non abbiano insegnato abbastanza al genere umano. La Repubblica non è soltanto un modo di gestire la nazione, ma è una, se a questo aggiungiamo Repubblica democratica e poi volessimo cominciare a declinare tutti gli articoli, dovremmo dire che dobbiamo andare fieri di quelle che sono state le conquiste e le dobbiamo gelosamente mantenere, conquiste che sono sancite nella Costituzione di cui qualche parte a volte ignoriamo, quindi
questo un richiamo che ha voluto fare anche il nostro Capo dello Stato nel messaggio augurale. Ricordiamoci che esiste la Costituzione, seguiamo nei dettati e non sbaglieremo sicuramente. Ecco, l'altra parte della festa appunto è stata questa, il consegna delle onorificenze al merito della Repubblica e al merito del lavoro. Le abbiamo accorpate insieme perché sono onorificenze concesse dal Capo dello Stato e che devono sottolineare quello che è stato l'impegno, lo spirito di abnegazione, a volte anche il sacrificio di rinunciare a tante cose pur di raggiungere degli obiettivi nel mondo del lavoro e in generale per tutte quelle che sono le istituzioni pubbliche, perché per lo più poi i cavalierati, come avete visto, sono quasi tutti di medici, di avvocati, ingegneri oppure dipendenti di organizzazioni statali. Ecco, quindi questo è un merito, un modo per dire grazie a tanti che forse non è mai abbastanza dire grazie in questa maniera. Ed ora l'aggiornamento con la pandemia nella nostra regione. Sono 483 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 375 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.310 tamponi molecolari e 3.327 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari all'8,56%. I guariti odierni sono 828. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3.330. 168 pazienti, meno 14 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 7 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva. Del totale dei casi positivi odierni, 107 fanno riferimento a persone domiciliate in provincia dell'Aquila, 149 in provincia di Chieti, 113 in provincia di Pescara e 87 in provincia di Teramo. Voltiamo pagina, c'è di nuovo preoccupazione tra i sindacati per l'avvertenza Betafence con il pericolo di una delocalizzazione della produzione e conseguente ricaduta occupazionale. Ieri si è tenuto un tavolo in regione, un altro ce ne sarà a metà mese. Andrea Costantini. Tavolo in regione ieri sulla avvertenza Betafence, l'azienda di Tortoreto, leader nell'allestimento di recinzioni, ma le cui acque sono tornate ad agitarsi nelle scorse settimane dopo che è stato annunciato il taglio di 60 posti di lavoro e dopo che una parte della produzione, che la Betafence garantiva nel comune della Val Vibrata, è stata trasferita all'estero. L'incontro è stato coordinato dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, che ha interloquito con i rappresentanti dei lavoratori per nulla soddisfatti di come sta avvolgendo l'attuazione del piano industriale sullo stabilimento di Tortoreto. Secondo i sindacati, questa situazione rischia di depotenziare il sito industriale nella prospettiva di una delocalizzazione della produzione. Un nuovo incontro è stato fissato per la metà del mese. Abbiamo fatto un tavolo in regione con i rappresentanti dell'azienda, con le parti sociali, l'RSU, abbiamo fatto un attimo il punto della situazione, abbiamo aggiornato il tavolo a metà giugno dove l'azienda praticamente fornirà un nuovo piano industriale, quantomeno aggiornato rispetto al precedente, e per capire gli investimenti che vogliono fare sul sito di Tortoreto. La regione farà la sua parte, tant'è che nel prossimo tavolo coinvolgerò anche il collega Damario e quindi il Dipartimento di Attività Produttive, perché qualora ci siano degli investimenti vogliamo mettere in campo non solo misure per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, ma anche per quanto riguarda le attività produttive. Come dicevo, è importante tutelare il lavoratore. Da questo punto di vista, come regione faremo quello che è possibile e quello che è di nostra competenza. Ci sono diverse vertenze aperte, da questo punto di vista cercheremo di mettere una serie di misure per mantenere i livelli occupazionali, ma anche per combattere la precarietà. Da questo punto di vista stiamo ponendo in essere delle azioni che incentivi l'assunzione a tempo indeterminato di persone appunto che hanno un lavoro precario per avere una certezza per il futuro. Siamo alla politica, ricostruzione, spopolamento e PNRR tra i punti del programma di Stefania Pezzopane, candidata sindaca dell'Aquila tra le schiere del centro-sinistra. Secondo la deputata occorre che il capoluogo di regione si apra e rinforzi i legami socio-economici con gli altri enti. L'Aquila ha un'occasione storica perché su questa città
sul cratere sismico, proprio grazie al mio lavoro parlamentare, abbiamo una misura del PNRR, il PNRR Sisma, che è specifica, ce l'abbiamo solo noi, quindi abbiamo sia il PNRR che hanno tutte le città d'Italia, sia quello proprio per il sisma, e quindi è un'esplosione di opportunità. L'amministrazione uscente non le ha sapute giocare, ha distribuito a pioggia una parte di queste risorse senza una programmazione. Uno dei miei obiettivi è programmare le risorse che devono essere finalizzate a creare lavoro, sviluppo e ricchezza. Questa è una città che perde abitanti, che perde i giovani, una città che purtroppo, lo dicono i numeri, sta invecchiando anche per scelte sbagliate, quindi bisogna invertire la rotta. Investire per il lavoro, sul lavoro, investire per la sanità, visto che la regione ha colpito drammaticamente l'ospedale che perde colpi, investire sulla cultura, sul turismo, per dare nuove opportunità ai giovani e naturalmente sui servizi sociali, senza i quali la città rischia di impoverirsi da ogni punto di vista. In questi 5 anni la destra ha isolato l'Aquila, non è stata capace di fare alleanze con nessuna delle città, né della provincia, né della regione, né fuori regione. Nel mio programma io ho il patto per l'Aquila, un patto, uno strumento di governo del territorio concordato con il governo nazionale e con la regione, ove ci siano le priorità delle infrastrutture, dei servizi, dei collegamenti con il resto dell'Italia e naturalmente il patto con Roma. Perché? Perché Roma, la capitale d'Italia, è a un passo dalla città, noi dobbiamo velocizzare gli scambi, ho lavorato perché sull'autostrada ci fosse una nuova visione del governo, sto lavorando per una ferrovia L'Aquila-Roma, insomma l'Aquila deve uscire dall'isolamento, è uno dei miei obiettivi, non più chiusa nelle mura antiche, ma le mura antiche e tutta la città devono essere più accoglienti e capaci di stabilire anche con le città della costa dei legami importanti di natura economica, sociale e finanziaria. Come da decreto legge, anche la città di Pescara dovrà dotarsi del piano antirumore. L'amministrazione comunale è al lavoro per approvarlo in breve tempo, anche in vista della stagione estiva, ma non sarà facile accontentare gestori dei locali da un lato e residenti dall'altro. Noi dobbiamo trovare un equilibrio per il bene della città, che per quanto riguarda Pescara, Pescara è una città viva ed effervescente, ma nello stesso tempo è una città dove in alcune zone il riposo deve essere garantito. Il riposo deve essere garantito dovunque, ma in alcune zone purtroppo ci sono situazioni dove bisogna intervenire. Zone della Movida di Pescara troppo rumorose. Così l'amministrazione comunale prova a correre ai ripari realizzando un piano contro l'inquinamento acustico. Questo anche a seguito delle analisi dell'agosto dello scorso anno trasmesse da ARTA al Comune. Il piano antirumore è stato assegnato a un professionista esperto del settore che ha redatto un atto sulla base della situazione che c'è. Ovviamente questo atto dovrà avere il vaglio della politica e quindi ci sarà, come già ci sono stati incontri, ce ne sarà qualche altro d'incontro anche con le parti sociali, perché un provvedimento del genere deve essere un provvedimento che in ogni caso la città deve recepire in maniera puntuale, anche per capire quali sono le motivazioni per cui si fanno determinati interventi. Dopo l'approvazione in giunta, il provvedimento dovrà passare per i banchi del Consiglio Comunale. In quell'occasione il primo cittadino chiede l'appoggio di tutte le forze politiche. Nelle ultime ore si è parlato di uno scontro in seno alla maggioranza dopo che l'assessore forzista Isabella Del Trecco aveva presentato questo documento. A spegnere però ogni polemica ci ha pensato l'assessore di Fratelli d'Italia, Alfredo Cremonese. Chiaramente si stanno facendo degli approfondimenti. Posso garantire che questi approfondimenti vengono fatti in comune accordo
d'accordo con l'assessore di competenza Isabella Del Trecco, che sta facendo un ottimo lavoro, e quindi stiamo portando avanti questo provvedimento, che chiaramente è la prima volta che si adotterà a Pescara, è un obbligo di legge ma richiede sicuramente uno studio approfondito, che appunto stiamo facendo e stiamo portando avanti. Intanto gli operatori del settore, per mantenere i locali aperti fino a tarda notte, hanno fatto ricorso. Lo stesso hanno fatto però i residenti, che chiedono di limitare gli orari. Ci sarà un confronto che le istituzioni esamineranno per far sì che si possa avere in futuro una città viva e che garantisca i diritti ai cittadini. Ernani Ornello è il nuovo presidente del CAM, il consorzio acquedottistico marsicano. La nomina però ha generato polemiche perché, secondo alcuni sindaci di comuni aderenti all'ente, è stata fatta senza dialogo e condivisione. Vediamo. Ribaltone in seno al consorzio acquedottistico marsicano con la nomina di Ernani Ornello come nuovo presidente del consiglio di gestione. Ornello subentra Leo Corsini e sarà affiancato in qualità di membro tecnico da Walter Bonaldi. Esce di scena anche la campana Angelita Carucciolo. Alla sorveglianza restano il presidente Alfredo Chiantini, consigliere comunale di Avezzano, e la componente Sabrina Lucci. Il posto precedentemente occupato da Ornello dovrà essere rimpiazzato nelle prossime settimane. Sulla nomina di Ornello, avanzata dagli amministratori di Avezzano, ce l'hanno Tagliacozzo e Luco De Marzi, e già in passato sponsorizzata dall'assessore regionale Guido Liris, alcuni sindaci della Marsica hanno sollevato polemiche sull'assenza di condivisione e la mancanza di dialogo. Presa di posizione sottoscritta da Carlo Rossi, sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, Velia Nazzarro di Carzoli, Lorenzo Berardinetti di Sante Marie, Giacinto Sciò di Pereto e Roberto D'Amico di Morino. Il consiglio di sorveglianza del CAM ha legittimamente nominato il nuovo presidente e l'altro membro del consiglio di gestione, quindi su questo non abbiamo nulla da dire, se non il fatto che queste cose si sono sempre comunque concertate con tutti quanti i soci e quindi con i sindaci. C'è stata un'assemblea che è andata deserta, a seguito della quale si è provveduto a fare questo passaggio. Non è il metodo, questo metodo non è mai stato utilizzato in passato nel CAM. Tutte le cose si sono fatte anche a maggioranza, per carità, ma comunque si sono fatte con la conoscenza da parte di tutti quanti i soci. Quindi quello che io dico è questo: non si può agire in questo modo. Quella è una società che ha tanti problemi sui quali tutti abbiamo delle responsabilità, ci assumiamo delle responsabilità giornalmente per provare a risanare questo ente. Speriamo che sia stato solo un incidente di percorso e si ritorni a discutere tutti insieme. Tante stelle dello sport si sono ritrovate ieri al Palamaggetti di Roseto per l'evento Summer Soccer Star. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza. Vediamo. Francesco Totti è stata la star della manifestazione che ieri ha gremito il Palamaggetti di Roseto, Summer Soccer Stars, organizzato dalla locale associazione Nardone Eventi. Il ricavato è stato devoluto in beneficenza alle associazioni Casa Madre Ester di Scerni di Pineto, che aiuta mamme e bambini in difficoltà, e Oltre di Roseto degli Abruzzi, che si occupa di ragazzi diversamente abili. Tanti sportivi, ex campioni per lo più di calcio, oltre Totti, Candelà, Galante, Ventola, Chimenti, Frey, ma anche di altre discipline come l'ex cestista Carlton Myers, che ai tempi ha infiammato le retine del palasport rosetano, l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo, così come attori e comici Ron Moss, Alex Belli, Gianluca Impastato e i Pampers. Sulle panchine Alessandra Sgolastra e Cecilia Rodriguez. I protagonisti sono stati divisi in due squadre di calcio a 5, ma il risultato sportivo è finito in secondo piano. Spazio a risate e divertimento. È una cosa molto bella, perché lo sport, come ho avuto già modo di dire, siamo animali sociali, quindi bisogna stare in mezzo alla gente, e lo sport è sicuramente un grandissimo acceleratore, no, di questa cosa. Diciamo che non siamo molto in forma, però diciamo che il nostro contributo di risate, perché noi faremo ridere giocando a calcio al nostro malgrado, insomma, per chi? Gli altri giocheranno, insomma, io farò ridere il mio malgrado, insomma. Io sono pronto, sono un vero fico d'India, ma stasera sono un vero fico e giocherò con i giocatori veri, però. Da poi c'è Galante, che è uno tipo Galante, ti fa giocare. Lascia stare. Ignazio dov'è? Si sta cambiando. Si sta preparando? Si sta preparando per giocare questa partita, mi ha appena detto che mi dedicherà un gol. Ah, allora noi? Quindi speriamo lo che lo possa fare. Io gli ho detto di farmi un cuore, quindi vediamo. Il problema è che sono... Siamo solo a prendere. Io non vedo l'ora, però la vedo un po' difficile perché sono tutti ex calciatori. Non è allenato? Insomma, col calcio no, lui è un ciclista, ex ciclista, quindi vediamo. Noi siamo sempre stati vicini un po' al sociale, quindi e anche al mondo dello spettacolo, quindi abbiamo voluto unire queste due cose per la nostra città, per Roseto, per ripartire,
portando un evento del genere qui. Per il Comune di Roseto è importantissimo essere attraente e attrattivo. Eventi così organizzati tra l'altro da associazioni, da privati, il Comune fa da collettore, deve solamente favorire e mettere in campo tutto ciò che è necessario, creare le condizioni. Oggi è un momento di sport, turismo, solidarietà, insomma una bellissima giornata. Dopo i lavori di riqualificazione sono stati riaperti ieri i campi del Circolo Tennis di Silvia. L'inaugurazione è presente anche l'assessore regionale Pietro Quaresimale, oltre che le autorità cittadine. Mauro Di Pietro. Sindaco, una giornata importante perché il comune di Silvi torna ad avere la disponibilità piena di un impianto anche che ha valenza sia sociale, culturale, nonché turistica. Sì, una giornata importante perché riapriamo finalmente la struttura qui dei campi da tennis. Siamo convinti, insomma, che ci sarà, si è fatto e ci sarà un ottimo lavoro, insomma, da portare avanti in questi mesi. Poi sicuramente in autunno faremo un bando di gestione, almeno diciamo quinquennale, per dare la possibilità di avere, diciamo, un impianto efficiente anche per il futuro. L'amministrazione ha sempre puntato, diciamo, sullo sport, soprattutto su quel turismo sportivo che ne caratterizza, insomma, l'essenza. Noi oggi con la riapertura di questi impianti diamo la possibilità ai tanti turisti che tutti gli anni vengono qui sul territorio e si vogliono divertire con le attività e con il tennis in particolare. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità, grazie all'amministrazione comunale, di poter rigestire questo impianto sportivo che in realtà abbiamo trovato in condizioni non idonee per poter praticare uno sport, e uno sport soprattutto per i bambini. Noi lo abbiamo totalmente rivoluzionato, lo abbiamo rimanutentato come doveva essere fatto negli anni e ad oggi è tornato ad essere quello che vedete, un impianto assolutamente all'altezza di un centro di una cittadina e come sia deve essere un giardino, quindi di conseguenza tenuto nello stesso modo. E quindi anche quest'anno, come negli anni passati, daremo la possibilità a tutti i bambini che non hanno mai fatto attività tennistica o comunque legata al mondo dello sport, perché noi siamo un centro tecnico anche del CONI e quindi noi abbiamo la certificazione per la multidisciplinarità sportiva. È una gioia immensa perché significa che nuovi ragazzi, nuovi giovani, nuove persone possono praticare sport e quindi ringrazio chi ha reso possibile la riapertura di questo Circolo Tennis qui a Silvi in una posizione bellissima e quindi non posso che augurare un caloroso in bocca al lupo ai gestori nella speranza che possano continuare a lungo e incrementare sempre di più la partecipazione e la frequenza del circolo da parte di giovani tennisti. Gli imminenti sviluppi societari, e siamo allo sport in casa Pescara, dovrebbero portare all'avvento di Daniele Dell'Icari alla direzione sportiva. Poi sarà la volta della scelta del nuovo allenatore. Da Caneo a Guidi, da Zeman a Vecchi e Cudini, tanti i profili sotto osservazione. Vediamo. Si attendono sviluppi a breve sul fronte societario in casa Pescara, come fatto intendere lunedì sera a Replay dal presidente Daniele Sebastiani. La svolta si avvicina, il massimo dirigente non uscirà di scena, manterrà una buona parte delle quote della Delfino Pescara, ma sarà affiancato da altri investitori interessati a lavori di riqualificazione dello stadio Adriatico. Persone introdotte allo stesso Sebastiani da Daniele Dell'Icari, che sempre per bocca del presidente è un candidato autorevole, il principale, per l'incarico di direttore sportivo, cosa che potrebbe saltare solo in caso Sebastiani virasse su un'altra delle tre cordate con cui sta trattando l'allargamento della base societaria. Con l'avvento di Dell'Icari sarebbe ufficialmente chiusa l'esperienza di Luca Matteassi, il cui contratto scade il 30 giugno e che nelle ultime ore è stato accostato alla Reggiana, qualora il club emiliano congedi l'attuale direttore Doriano Tosi. Salvo colpi di scena ai titoli di coda anche la parentesi 2.0 di Luciano Zauri. Si innesca così il toto allenatori. Tanti sono i nomi sul taccuino dei dirigenti biancazzurri e una volta perfezionata la questione societaria partiranno i colloqui. Se dipendesse solo da Sebastiani non ci sarebbero speranze per Zdenek Zeman a causa di ruggini del passato, ma Dell'Icari era il DS del Pescara delle meraviglie del Boemo e potrebbe mediare. Difficile ma non da escludere un 3.0. Occhio però al fronte emergenti. Bruno Caneo non è giovane, ha 62 anni, originario di Alghero, ha avuto una carriera altalenante ma
ma nell'ultimo anno e mezzo ha fatto benissimo la Turris. È stato accostato alla Juve Stabia, ma c'è stata una frenata. Ha avuto un contatto con il Delfino e nei prossimi giorni potrebbe incontrarsi coi dirigenti. Incontro che potrebbe interessare anche Federico Guidi, fautore della salvezza del Teramo con un calcio molto apprezzato. Il Pescara ha messo gli occhi sull'allenatore fiorentino, su di lui punta forte anche la Roma, che vorrebbe affidargli la primavera per raccogliere l'eredità pesantissima di Alberto De Rossi, ma la partita è ancora aperta e nulla è stato definito. Interesse del Delfino anche per il 51enne Stefano Vecchi, che ha fatto chiudere l'ultima stagione del Pescara, eliminato dalla Feral Pisalò. Vecchi, che ha anche 3 partite in A al posto di Stefano Pioli con l'Inter, club con cui ha vinto anche un titolo primavera, ha un altro anno coi Leoni del Garda, ma potrebbe andare via e il Pescara ci pensa. Non ci sono stati contatti, ma viene tenuto in considerazione anche Mirko Cudini, lanciato dal Notaresco in Serie D nel 2018 e poi artefice del triennio d'oro del Campobasso, che ha riportato tra i pro per poi salvarlo. Insomma, il casting è aperto per una stagione che dovrà essere quella del rilancio. Circa 200 atleti hanno partecipato nello scorso weekend alle gare di triathlon città di Giulianova. 150 l'hanno portata a termine con le distanze di 1,5 km a nuoto, 40 in bici e 10 di corsa. A vincere sono stati tra le donne la laziale Maria Casciotti e negli uomini il pescarese Jonathan Ciavattella. Ti ascoltiamo. L'esperienza, la classe, se vogliamo anche la serenità con la quale Jonathan Ciavattella affronta in questo periodo della sua carriera, della sua vita, le gare, ed è arrivata un'altra vittoria. Sì, diciamo che conosco la gara, conosco il percorso, conosco il posto, diciamo, e con serenità ho affrontato la gara. E sono stato un po' scaltro, perché giustamente con l'età e l'esperienza cerco di gestire e quindi sono avvantaggiato rispetto ai giovani, per cui ho portato a casa una bella vittoria, diciamo. Perché in effetti c'era un giovincello molto giovane, under 20, che ci ha provato a metterti in difficoltà. Sì, ha provato a mettermi in difficoltà in bicicletta con vari scatti, io da vecchia volpe sono stato dietro e poi nella corsa so che quanto valgo, ha provato all'inizio a forzare l'andatura, poi piano piano sono ritornato sotto e me ne sono andato. A che punto è la tua carriera? Insomma, una carriera molto lunga, tu sei un classe 1981, vedi? Allora a che punto sei? Guarda, la fase finale della carriera, giustamente, adesso guardo anche oltre, quindi inizio a insegnare bambini triathlon e nuoto ed è giustamente una nuova pagina di vita. Giulianova come triathlon può crescere, nel senso che un territorio così, lo sappiamo, quando c'è questo tipo di territorio è l'ideale per un triathlon. Sì, perché è veloce, il percorso è bello, la zona lo permette e quindi secondo me è un posto dove il triathlon può crescere. In Abruzzo c'è un nuovo Ciavattella oppure non ancora? In Abruzzo c'è un nuovo Ciavattella sicuramente, che oltre a fare il triathlon inizia a guardare oltre e insegnare triathlon ai bambini. Sei tu. Sono io. Termina qui il nostro telegiornale, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.